mondo era così vasto per l'uomo che tutta la durata della sua vita non era sufficiente a percorrerlo. Poi, attraverso i secoli, la scienza ha reso la vita dell'uomo più lunga e il mondo di conseguenza più piccolo. Oggi basta premere un bottone per raggiungere anche gli angoli più remoti della Terra. E il tempo ha perduto ogni significato, mentre i mezzi creati dall'uomo sfrecciano ad una velocità di molto superiore a quella del suono. Qui, sulla cima del mondo, gli uomini combattono con gli elementi per creare le difese che proteggeranno le loro vite. Radar di protezione a lungo raggio, strumenti elettronici ultrasensibili per intercettare nel cielo la presenza di qualsiasi oggetto, compresi i bombardieri, missili teleguidati e persino nuvole e piccioni viaggiatori. Gli impianti radar debbono essere verificati con voli di collaudo per controllare la precisione degli strumenti e per elaborare il grafico di intercettazione che riveli eventuali zone morte in cui il radar non riesca a penetrare. Pronto 8-0, 3-5, quota 9. Pronto 7-5, 4-0, quota 9. Pronto 7-0, 4-5, quota 9. Collaudo, collaudo, parla gruppo 3, dammi la lettura, passo. Gruppo 3 parla collaudo. Vettore di volo 330 gradi, quota 10, velocità 400. Come mi leggi? Passo. Tutto giusto meno la quota. Ti leggo a quota 9. L'altimetro dice 10.000 precise. Controlla bene il livello. Ok. Come sta, madamigella matematica? Ha abbastanza numeri per sfamare le sue calcolatrici? Ha tutti i dati necessari, Miss Caldwell. Un'altra prova a bassa quota questa volta. Un altro, Mitch. Vettore 105 gradi, basso. Ok. Vettore 105 gradi, passaggio radente. Qui volo collaudo, vengo giù. Ai piloti fossero permesse cose del genere. Sì, ai piloti militari. Ma Mitch è un ingegnere elettronico. Lavora per l'aviazione, ma come vede, le leggi se le fa da solo. Fanno così anche i bambini, finché la mamma li sculaccia. Vieni, mammina. Vieni, ti aspetto. Ah, era rimasto in linea. Un ingegnere elettronico, un ufficiale addetto al radar, un'esperta diagrammista calcolatrice, l'operatore radar, due disegnatori. Sono tutti al lavoro, attivi, efficienti, seri. A loro piace quel lavoro. Situazione normale per il momento. Data il 17 del mese. Cielo nuvoloso, coperto. Visibilità limitata. Ora le 13:32. È un momento importante nella storia. Il momento in cui l'ingegnere elettronico Mitchell McAfee vide qualcosa nel cielo, qualcosa che avrebbe potuto segnare la fine della vita sulla Terra. McAfee avvertì subito per radio di aver avvistato un oggetto volante non identificato. L'ufficiale radar rispose che era impossibile. Sullo schermo radar, eccetto l'aereo di Mitch, il radar non aveva rilevato assolutamente niente. Niente per un raggio di centinaia di miglia. A McAfee importava poco quello che il radar segnava o non segnava. Egli sapeva di aver visto qualcosa con i suoi propri occhi. McAfee virò di bordo e l'oggetto sconosciuto fece altrettanto dirigendosi proprio su di lui. La voce di McAfee non lasciava dubbi sull'autenticità della scoperta. Qualche cosa, non sapeva cosa, ma una cosa grande come una corazzata era passata su di lui e lo aveva superato a una velocità mai registrata fino a quel momento. Quando è in ballo la difesa del paese, meglio agire subito che piangere dopo. Fu dato l'allarme e gli intercettatori decollarono in tutte le direzioni.
Allora? Allora cosa? Non giochiamo a rimpiattino, maggiore. È stato individuato. Signor McAfee, se lei fosse in uniforme la farei arrestare e la deferirei subito alla corte marziale. Sfortunatamente lei è un civile e non posso toccarla. Ma che sta dicendo? Però posso fare rapporto nei suoi confronti e lo farò. Ma l'avverto che in questo caso, signor ingegnere, potrà ritenersi fortunato se la lasceranno collaudare pile tascabili. Un momento, maggiore Berger. Stavo completando il volo di collaudo. Ho scoperto quell'oggetto e l'ho segnalato. Ciò fa di me un criminale, un traditore della patria o una specie di psicopatico? McAfee, lei conosce l'elettronica, è un esperto di radar. Certo, è per questo che mi pagano. Se c'era qualcosa lassù, qualcosa che volava, visibile per lei, il radar non l'avrebbe captata? Beh, sì, ma... L'avrebbe captata, sì o no? Sì. C'erano 3 radar su di lei che la seguivano secondo per secondo e non uno ha captato altro che il suo aereo. Senta, maggiore... L'abbiamo avvertita, ingegnere, ciononostante ha insistito nel suo gioco. Un momento, Berger. Lei ha continuato a gridare al lupo fino a quando, presi dal panico, abbiamo sguinzagliato gli intercettatori. Va bene. Siccome i suoi ragazzi hanno volato un po' senza trovar niente, ora ce l'ha con me e vuole che paghi io il conto della benzina, il tempo e qualche altra spesuccia, vero? Si è inviato uno stormo in ordine sparso per coprire la zona più vasta possibile. E grazie al suo poco spiritoso allarme, signor McAfee, uno di quegli aerei non è tornato alla base. Aereo e pilota ambedue dispersi. Maggiore Bergen. Cosa? Sì. Sì, sì. Fate partire i disponibili. Mandate all'aria i turni. Tutti gli altri in stato d'allarme. Senta, maggiore, mi dispiace per il pilota, ma non era un falso allarme. Oh, smettila, Mitch. Hai fatto abbastanza danni col tuo oggetto volante. Un momento, lascia Miss Bell. Quella chiamata. L'aereo della Transpolar Airlines è scomparso senza dar più notizie. Oh no. 60 passeggeri con equipaggio al completo. C'è stato un SOS del pilota e poi niente. Interrotti i contatti. In guasta i motori? No. Il pilota urlò qualcosa come un oggetto volante e poi la radio tacque. E i radar? Nulla. Eccetto l'aereo della Transpolar, solo nel cielo. Beh, noi abbiamo finito, maggiore. Ci dà un mezzo per il ritorno? Aereo e pilota sono già sul campo, senza scalo fino a New York. Grazie. Andiamo, signore. Si balla troppo. Laggiù le previsioni del tempo erano buone fino a New York. È una perturbazione temporanea. Forse è meglio salire. Sì, forse. Ora chiedo l'autorizzazione. Qui aereo ZL7979. Chiama New York, aeroporto internazionale. Passo. ZL7979. Questo è l'aeroporto internazionale di New York. Passo. Quota 8000. Velocità 250. Incontro perturbazioni imprevista regione Adirondack. Chiedo permesso cambio quota fino a 12.000. Passo. ZL7979. Permesso concesso. Passo. ZL7979. Ricevuto. Chiudo. Ecco fatto. Tutto a posto. Grazie, Pete. Metterò una buona parola per te col maggiore. Grazie, Mitch. Se non controllo con la macchina, ma mi sembra che il grafico presenti una depressione qui e poi risalga a questo punto. Allora, o l'antenna è difettosa o in quel punto c'è topograficamente un'altura che non figura da nessuna parte. Hai la carta dei rilievi? Sì, eccola qua.
invece? Siediti, Mitch. Beh? Questa proprio non ci voleva. Che cosa? Un oggetto volante non identificato ci ha sorvolato. Oh, no, anche tu ora. Mitch, non sto scherzando, ho riferito già tutto all'aeroporto. Non so, sembrava come una specie di nuvola. Ma andava troppo svelta per una nuvola. Era sulla nostra rotta, nord-est. Scommetto che non hanno visto niente sui loro radar. Cosa? Niente, vecchio. Non vedo altro che il cielo. Neanche io, ora. L'ho perso di vista quando ci è passato sopra. Questo che significa? Non c'è neanche un soffio di vento. E questo sembrava tutt'altro che un soffio. Molto grave, andiamo. Giù, sta per scoppiare. Se qualcosa ci avesse urtati. Infatti, l'oggetto volante, quello che non esiste. Ehi! Ehi! Qui! Siamo qui! Bicchiere d'acqua vite, la faccio da me. Fa miracoli con i morsi dei serpenti. Ciao, Pierre. Ciao. Signor McAfee? Sono io. Era il pilota? Sì. Venite, ragazzi. C'è la prenotazione per voi su un aereo di linea fino a New York. Mandano la macchina per lei e la signorina dall'aeroporto. Che ne fate del relitto? Abbiamo l'ordine di bloccare la zona. Segretissimo. Che è successo? Avete incontrato qualche piatto volante? Qualcosa meno domestica di un piatto, sergente. Solo una corazzata volante. Beh, divertitevi con la vostra corazzata. La macchina arriverà tra poco. Dov'è l'aereo, Pierre? Al 40°, vicino alla strada. Andiamo, ragazzi. Pronto? Sì, qui è la fattoria di Pierre Broussard. Chi? Ah, un momento. Il generale Bambaschi, per lei, signor McAfee. Si avvicina il serpente, dammi il controveleno. Tu vedi serpenti, corazzate volanti. Cominci a preoccuparmi, perché non ti bevi una camomilla invece? Ho detto sembrava una corazzata, non che era una corazzata. Dovevo chiamarla calcolatrice gigante, allora forse ci crede. Generale Baschi, qui McAfee. Sì, lo so che il pilota lo ha segnalato. No, no, io non ho visto nulla questa volta. Neanche Miss Caldwell. Ah, il radar non ha captato nulla tranne il nostro aereo? Beh, io questa me l'aspettavo. Scherzo? Falso allarme? Senta, generale, se cercate di farmi passare per un idiota, io vi dico che potete... Grazie.
Sì, signore. Sì, signore. Sì, signore. Capisco, signore. Quando Pierino gridò al lupo, li credettero? La prima volta almeno. L'aviazione civile manderà la commissione d'inchiesta nelle prime ore di domani. Poi toccherà quella dell'aviazione militare. Arrivati a New York, dobbiamo tenerci a disposizione per l'inchiesta. Questo bicchiere deve avere un buco, è sempre vuoto. Guarda se riesce a riempirlo. L'acqua vite di Pier va giù come l'olio, eh? È l'antidoto ideale contro i serpenti, i tuoni, i lampi, i generali increduli. Riempilo. Che succede? C'è qualcosa che spaventa gli animali. Sei al sicuro, sei a casa tua. Il dragone. Era il dragone. L'ho visto. Cos'è il dragone, Pierre? Sì, Pierre. Che bestia è? È il demone delle tempeste. Ha la testa di lupo e il corpo di donna. E ha le ali. È grande come una montagna. Ma forse hai visto un'aquila, Pierre? No. Era il dragone, il dragone! Ora ricordo, l'ho letto da qualche parte, c'è una superstizione, una leggenda tra i franco-canadesi su di un mostro terrificante. Sì, vagamente ricordo anch'io qualcosa del genere. Ma forse era solo il lampo e il tuono, Pierre. Te la sei immaginata tu, questa bestia? No, no, ho visto il dragone! Tieni, bevi un sorso di questo. Avanti. Che è successo, Pierre? Crede di aver visto una strana bestia nel mare? L'ho vista. Ho visto il dragone. Non fa che ripetere questo. Sì, capisco. Anch'io ne ho sentito parlare. C'è un sacco di vecchi da queste parti che credono a questa balla. Ma questa è la prima volta che sento qualcuno dire di aver visto sul serio quel mostro. Ci accompagna lei all'aeroporto? Sì, ho la macchina fuori. Mi dispiace di lasciarlo così. Non si preoccupi, resterà giù con lui. Sbrighiamoci, l'aereo sta aspettando. Coraggio, Sally. Non li facciamo aspettare, andiamo col sergente. Non l'abbiamo neanche ringraziato. Temo che Pierre non possa apprezzare i convenevoli nelle condizioni in cui è adesso. Ha ragione, signorina. Non servirebbe a niente con il colpo che ha ricevuto adesso. Colpo? Capisco che possa aver avuto paura, ma perché lo spavento lo ha paralizzato in quel modo? Non gliel'ha detto. Detto cosa? Della leggenda. Secondo le loro frottole, quando si vede quel mostro, è segno che si sta per morire. E molto presto. L'aereo aspetta, dobbiamo andare. Va bene, sergente. Creature, signor Marcus. Prima ingegnere e pilota ed ora ladro e poeta. Il
verso veramente era di Shakespeare. Lo so, ma da dove ti è venuto questo impulso? Non riesco a spiegarlo. Cerca di pensarci. Beh, forse perché sono vicino a una bella ragazza. È una validissima ragione, mi pare. Anche se la ragazza è madamigella matematica? Non ti danno fastidio tanti numeri? No, io l'ho sempre detto che avevi dei numeri. Sei anche spiritoso, ma puoi correre un rischio. Che io sia fretta e calcolatrice. E lo sei? Beh, allora, torno all'attacco. Guarda la luna. Passando dal romanticismo alle cose serie, un amico mi ha avvertita che tu fai le leggi per conto tuo. Se ha detto questo, non è mio amico. Ma è un amico mio. Un rivale? No, non drammatizziamo. Se voi foste due squadre di calcio, si direbbe che siete a pari punti. Ma io ho vinto più partite in trasferta. Ah, questo non ha importanza, dovete giocare la bella. Potrei sempre tentare di corrompere l'arbitro. No, non attacca. Bisogna giocare lealmente. Chi vince va in Serie A e chi perde retrocede. È chiaro, signor ingegnere? Tutto secondo i piani. Ma io vincerò ugualmente. Che succede? Sally, dammi una delle tue carte, quella in proiezione ortografica dal polo all'equatore. Dammela, per favore. Subito. L'avevo messa qui. Ah, eccola. Cos'è? Un altro aereo scomparso. Dunque, qui ho visto l'oggetto sconosciuto. Qui è sparito il ricognitore, qui l'apparecchio di linea e qui il dragone di Pierre. E finalmente quello di oggi della Marina. Ma tu che borbottavi sul piano? Beh, non vedi? No, non vedo connessioni tra quelle crocette. Aspetta. Un piano. È un piano perfetto in tutti i dettagli. Ogni apparizione una crocetta, quasi sulla stessa retta, ognuna più lontana dal centro. Vuoi dire che qualcosa sta volando secondo questa spirale? Sì. Qualcosa che io ho visto. Qualcosa che volava sopra e oltre me, nell'aria. Allora avrebbe dovuto volare ad un'incredibile velocità per aver coperto quella distanza dalla prima apparizione. Sì, certo. Qualcosa che avrebbe distrutto quattro aerei e per poco anche il tuo la prima volta? Sì. Una cosa come la tua corazzata volante. Va bene, facciamo finta di niente. Oh, ma no, sii ragionevole. Perché vola a spirale? Per buttare giù qualche aereo a spasso? E cos'è? Un meteorite? Impossibile. O qualche missile sarebbe esploso con il primo aereo colpito. E lanciato da chi? E per quale ragione? No, Mitch. Coincidenze, sì, ma la spirale no. Ecco la tua carta. Non essere sciocco. Mitch, scusa, qualunque cosa volasse così a spirale verrebbe captata da decine e decine di radar. E invece nessuno lo ha captato e con quel... Va bene, era il dragone di Pierre con la testa di lupo, il corpo di donna e le ali più grandi di una montagna. E poco da fare gli spiritosi. Sentite, vi dispiacerebbe di stare un po' zitti e lasciarci dormire. Grazie. Scusami, mi sono lasciato trasportare. Mitch McAfee, l'alato Sherlock Holmes. Ti trovavo più convincente con le poesie che con le deduzioni da detective dilettante. Conosco un'altra poesia. Ah, sì? Mi piace la donna orgogliosa e tenace. Ma adesso dammi un bacio e facciamo la pace. Da
Data il 18 del mese. Cielo sereno con leggera nebulosità. Visibilità buona. Ora le 8:15. L'aereo della commissione si dirige verso il luogo dove è precipitato l'aereo di Mitch. A bordo 4 membri della commissione aerea d'inchiesta inviati per il sopralluogo e un pilota. Ore 8:16. Un altro momento memorabile nella storia. Anche stavolta un pilota terrorizzato segnala la presenza di un oggetto non identificato. Un mostro alato grande come una corazzata che si prepara ad attaccare il suo apparecchio. Va bene, ho capito, vengo. Signor McAfee? Diciamo un discreto facsimile del medesimo. Il generale Busker la saluta. Desidera vederla all'istante. No, abbia pazienza, capitano. Ho fatto tardi ieri notte. Stavo per addormentarmi quando ho sentito bussare. Mi spiace, il generale dice che è urgente. Ma anche il mio sonno. Ho ordine di portarla dal generale senza indugio. Anche a costo di prelevarla in stato di fermo. Ok, capitano, ha vinto lei. Mi permetta almeno di assumere un aspetto civile. Il mio avvistamento, il ricognitore, il Transpolar, il mostro visto da Pierre e l'aereo della Marina. Troppi e troppo regolare per essere una coincidenza. Ce ne sono altri due da aggiungere. Un aereo privato qui ieri notte. E quello della commissione con 4 passeggeri ed un pilota qui. Tutti confermano la sua teoria della spirale con precisione matematica. E i radar tacciono? Come al solito, da quando è iniziata questa pazzesca faccenda, niente. Captano solo gli apparecchi. E i piloti che cosa hanno riferito? Quello dell'aereo privato nulla, ma l'altro pilota ha segnalato un oggetto non identificato. Ha detto che cos'era? Sì. Un mostro. Un mostro alato grande come una corazzata che ha attaccato l'aereo. Creda me, signor McAfee, non è uno scherzo. Ah, lo so. L'apparecchio è andato interamente distrutto e i 5 che erano a bordo sembrano essere scomparsi dalla faccia della Terra. Lei è un esperto di elettronica. Ritiene che un oggetto di quella mole nel cielo possa non venir captato dai radars? È impossibile, però l'ho visto coi miei occhi. Già, 3 persone hanno detto di averlo visto. E 2 di esse non ci sono più. Allora in questo momento io sono il solo sopravvissuto alla vista di questo gigantesco incognito. Signor McAfee, è di vitale importanza. Lei ha potuto vederlo bene? No, era una macchia che volava nell'aria. Se avessi avuto una macchina fotografica. Macchina? Generale Burskirk, prima di questa missione insieme a Mitch, feci dei rilievi sulla curvatura terrestre per voi. Beh, questo cosa ha a che fare? Beh, usavamo dei film ripresi da macchine piazzate nell'interno di razzi o a bordo di palloni. Sally, sei proprio un... Se questi palloni ci sono ancora, è probabile che fotografino questa cosa, qualunque essa sia. Il generale Considine, Pentagono. Precedenza assoluta. Ci siamo.
questo film e le notizie circa il mostro siano classificate come segreto militare, notificando a tutte le organizzazioni che saranno impegnate nell'operazione. Sì, signore. Johnson. Sì, signore. Metta subito il comando in stato d'allarme e informi il Pentagono che avvertano il generale Considine che vado da lui. Sì, signore. Colonnello Teacher, aeroporto, linea 1, prego. Oh, Nick, qui è Buskirk. Preparami l'aereo. Segnala un volo speciale destinazione Washington. Bene. Stiamo arrivando. Con due passeggeri. Va bene. Voi due venite con me a Washington. Miss Cadwell, signor McAfee. È una specie di volante. Non c'è dubbio. Miss Caldwell, è possibile che questo mostro si sia infilato in zone cieche che il radar non rileva? No, signore, ho verificato bene. Almeno 10 stazioni radar l'avrebbero dovuto captare. Signor McAfee, possono la velocità o la quota impedire al radar di captarlo? No. Scientificamente o no, non c'è ragione al mondo perché il radar non lo capti. Non lo captano. Questo è il punto. Dunque lei dice in sostanza che il bianco è nero e che 2 e 2 fanno 6. Senta, generale, non ho inventato io quest'incubo volante. L'ho visto e ho riferito. Il generale la comprende, non la sta rimproverando affatto. Si calmi. Calma? E quando smettiamo di calmarci e cominciamo... Il buonsenso non è prerogativa esclusiva dei civili. Sappiamo cosa fare per difendere noi e il paese. Calma, calma, nervi a posto. L'emergenza aerea è già in atto, ingegnere. Centinaia di aerei di tutti i comandi perlustrano i cieli in cerca di quello spaventapasseri. Lo troveremo senz'altro, niente paura. E una volta trovato, generale, che succederà? Sì? Bene. Dove? Va bene, questo è un ordine effettivo. La consegna è di abbatterlo. Niente domande, niente incertezze. Abbatterlo. Sì. Bloccatemi le comunicazioni aria-terra e aria-aria e inseritele tutte qui da me. Una squadriglia l'ha localizzato. Ho dato l'ordine di attaccarlo e di buttarlo giù. Apparecchi armati di cannoni, mitragliatrici e razzi. Sarà la fine del mostro o di qualsiasi altra cosa sia. Potrete ascoltare da qui i dettagli della sua fine. Qui Mason, capo squadriglia 20ª. L'obiettivo è sotto di noi, lo vedi? Accidenti! È cresciuto un po' troppo quel pulcino. Ehi, Phil, guarda, non somiglia un po' a tua suocera? Qui Mason, capo squadriglia 20ª. Al segnale buttarsi in picchiata. Dategli sotto, ragazzi. Ha distrutto un apparecchio. Forse sto sognando. Non può essere vero. Proiettili, razzi, niente lo tocca. Mason, capo squadriglia. Charlie si è buttato quando il mostro ha preso l'aereo. Il mostro l'ha inghiottito, paracadute compreso. Possiamo farcela! È come attaccare una corazzata a sassate. Ora insegue un altro apparecchio. L'ha preso! Mason, capo squadriglia. La missione è fallita. Adesso puntiamo su. No! Mi sta venendo addosso! No! Mitragliatrici, cannoni,
razzi. Niente lo abbatte. E quei piloti? Lo troveremo, stia sicuro. Finirà quest'incubo. Aveva ragione Miss Caldwell. Se lo ritroviamo, che accadrà? Tenersi pronti per la seconda azione. Emergenza. Avvertire il Dipartimento di Stato. Sì, signore. Ma è assurdo. È solo una bestia, solo un mostro. Razzi, cannoni, missili, ma è solo una bestia. Certo, è solo una bestia. E i radar non lo captano, costano miliardi. Le armi che spazzerebbero via un reggimento non lo sfiorano neppure. È solo una bestia. E allora che cosa facciamo? Restiamo qui seduti a piangere? No, noi critiche. Non piangiamo. E non restiamo inerti. Ma come dare una risposta quando si ignora perfino la domanda? Le critiche non servono a niente. Non sto criticando nessuno di voi. Né l'aviazione, né quei ragazzi caduti nel tentativo di abbattere il mostro. Io non faccio critiche né facili ironie. Io ho paura. Tutti noi l'abbiamo. Riconosciamolo e cerchiamo di fare qualche cosa contro quest'incubo. Ha qualche suggerimento? Certo. Perché non qualche razzo elettronico? La prego. Quasi, generale, quasi. Non elettronici per essere esatti, ma atomici. Razzi atomici. Sì? Fase seconda in azione. Tutte le unità in allarme e pronte. Bene. Una chiamata per lei. Il dottor Neumann del reparto ricerche. Lo prendo sul 2. Qui il generale Considine, dottor Neumann. Lo ripeta, per favore. Va bene, va bene. Resti dov'è, adesso vengo lì. Il reparto ricerche è stato sempre aggiornato. Hanno lavorato sul relitto dell'apparecchio della commissione e su quello in cui eravate voi. Qualche novità, Ed? Credono di aver scoperto la natura del mostro e la sua provenienza. Ebbene, siamo pronti anche con i razzi atomici. Un'ora prima che voi atterraste a Washington, ho disposto che tutti i missili atomici disponibili fossero pronti ad essere lanciati in tutte le zone del paese nelle quali la ricaduta non provocasse danni. L'ordine che mi avete sentito dare poco fa al telefono è l'ordine di entrata in azione dei missili nel momento stesso in cui il mostro sarà avvistato. Generale, sono spiacente per ciò che ho detto. Niente scuse, Mitch. Apprezzo la sua audacia e continui pure a criticarci, anche se sbagliamo solo un dettaglio. Ben? Scusi, McAfee, cerchiamo tutti di fare del nostro meglio. Allora, voi venite con noi, ormai siete coinvolti anche voi in questa faccenda. Venite, andiamo. L'atomo è la struttura basilare di tutta la materia. L'atomo che questo modello rappresenta è uguale a ogni altro atomo conosciuto. Il nucleo è positivo, gli elettroni sono tutti negativi. A questo riguardo è stato sostenuto che tutti gli atomi sono uguali, ma questo è falso, del tutto falso. Secondo le leggi dell'elettrodinamica, tutta la natura è simmetrica, tutto è in equilibrio. Se c'è materia, c'è di conseguenza antimateria, simmetrica come in uno specchio. Ora qui abbiamo di positivo il nucleo, di negativo gli elettroni. E inversamente, dovremmo anche avere un nucleo negativo e degli elettroni positivi. La scienza ha provato che è così. Non su questa Terra, non nel nostro sistema, ma certamente nell'universo ci sono stelle, pianeti, intere galassie formate da antimateria. Lei intenderebbe dire che questa bestia è fatta di antimateria, che è rovesciata, all'inverso, un'immagine speculare, come lei dice. Un momento, generale. Dottore, è stato provato che l'antimateria esiste, ma è anche provato che quando essa viene in contatto con la comune materia, si annullano a vicenda, esplodono. Perché la bestia non esplose appena colpita o quando urtò altri oggetti? Avete ragione tutti e due. È torto. Il mostro in sé non è antimateria. Questa bestia indubbiamente irradia uno schermo di forza, di enorme energia, una barriera invisibile. E questo schermo protettivo è fatto di antimateria. Cannoni, razzi, tutto. Ecco perché non la toccano. A contatto con l'antimateria esplodono prima ancora di raggiungerla. Questo spiega l'incapacità dei radar. Già. La superficie non riflette, le onde radar non rimbalzano, le scivolano attorno. Non c'è eco, né tracce. Dottor Neumann, ancora una domanda.
Queste sono soltanto delle pure congetture? No, non sono congetture. Evidentemente questa bestia è capace di aprire fisicamente lo schermo per usare il becco, gli artigli, le ali come armi distruttrici. Ecco qui parte dei rotami. Esaminati da uno stuolo di scienziati, hanno raccontato la loro incredibile storia. Dopo prove, prove su prove. Desidera altro, generale? Sì, dottore. Da dove pensate che provenga? Ecco un frammento di piuma del mostro, trovata fra i rotami. La chiamiamo piuma, ma ignoriamo cos'è. Ha l'aspetto di una piuma. Ha sfidato le analisi dei chimici, lo spettroscopio, ogni esame concepibile. Non contiene sostanze che esistono sulla Terra, né alcun elemento riconoscibile da noi. Ci è costata cara come esperienza. E perché? Avevamo molte di queste piume. Questo è l'ultimo pezzo rimasto. Come ultima risorsa ci siamo rivolti alla elettronica per l'analisi. Guardi. La bestia è extraterrestre. Viene dagli spazi siderali, da qualche galassia antimateriale che si trova distante milioni e milioni di anni luce dalla Terra. Non c'è altra spiegazione possibile. Ora vi riportiamo tutti e due a New York. Vi sarei grato se vi teneste sempre pronti. Naturalmente vi rendete conto che quanto avete sentito e visto è segretissimo. I miei uomini sono pronti, aspettano, siamo tutti impazienti, basterà uno squillo. Sì, basterà solo uno squillo e quando lo udrete potrebbe essere l'inizio della fine. Voglio solo dirvi che in ogni caso è in nostro potere fare una cosa, augurarci che la divina provvidenza non ci abbandoni in questo terribile momento. Qui generale Considine. Caso di emergenza. Mi dia il segretario alla difesa. Fino ad allora un solo uomo aveva visto il mostro ed era sopravvissuto. Coloro che erano al corrente della sua esistenza tenevano la notizia gelosamente segreta. Ma mentre si preparava una riunione di emergenza col presidente, i ministri, il Consiglio Supremo di Difesa e il Comando Supremo Unificato, in quel medesimo momento il mostro si manifestò clamorosamente al mondo intero. Subito alla curiosità subentrò il panico, il terrore. Nessuno, in nessun remoto angolo della Terra, poté più alzare con gioia gli occhi al cielo. I liberi spazi erano ormai dominio di un terribile mostro. Ho passato la notte rincorrendo le tue cifre sulla calcolatrice. I risultati ti soddisfano? Grazie. Mitch. Eh? Ah, scusa. Grazie. Insomma, per due giorni e due notti dopo il ritorno da Washington hai sempre tenuto il naso su tutti quei papiri. Numeri, calcoli. Invece ora io ti dico, mangia e riposa. Ho troppo da fare. Ma il tuo lavoro ha qualcosa a che fare con il mostro? Mm-hmm. Per la sua distruzione. E credi di riuscirci? Non lo so. Onestamente non ne ho la più pallida e modesta idea. È una di quelle curiose ispirazioni che ti vengono quando non sai più cosa pensare e continui a sentirti disperato.
Ne sanno qualcosa il generale Börskrieg e il generale Considine? Già, perché mi rimandino gentilmente nel mio cantuccio? No, tesoro. E poi, che differenza fa? Non credo che esista niente che possa distruggerlo. È un tentativo qualsiasi fatto per non morire in questa interminabile attesa. Mitch, ci ho pensato a lungo anch'io. Già, tu e tutto il resto dell'umanità. Ti sei mai chiesto perché il mostro è sceso qua giù? Può essere venuto per fame? Ma allora la bestia mangia, almeno nel senso che gli diamo noi. Beh, il dottor Neumann sostiene che assorbe energia da quello che distrugge, inclusi gli esseri umani. Come fosse una molecola in osmosi. Che sia sceso per riposare. Se è così, mi sembra che riposi poco. È vero. Per quanto ne sappiamo, il mostro ha sempre volato attorno alla Terra, sempre in volo, senza sosta. Questo mi ha colpito e per questo ho chiamato il generale Börskrieg. Che? Mitch, ti ricordi Pierre la fattoria? No. Pierre e il suo dragone. O quello che credeva che fosse. Questo ti prova che in fondo a volte la realtà è più strana del sogno. Ma quello non era un sogno. Pierre vide qualcosa. Lui vide il mostro. A 4.000 metri, di notte e contemporaneo. No, il mostro era calato a terra. Ma se stavi dicendo il che... Il generale Börskrieg mi ha detto che hanno trovato l'impronta di un artiglio gigantesco alla fattoria di Pierre. E io so perché. La bestia era scesa per farsi il nido. Nido. Uova. Altri mostri. Deve essere così, non c'è un'altra spiegazione. Generale Besker, qui Macri, sente, è urgente. Se li raccogli quelle carte, per favore. Anche queste. Generale Besker, McAfee, la prego, non discuta e mi chieda niente, le spiegherò dopo, è estremamente importante. Mi serve prima un aereo e poi un elicottero. La prego, generale, so quello che dico. Da Pierre Broussard, sì, alla fattoria. Bene, partiamo adesso. Sally è con me. Sì, veniamo all'aeroporto. Interrompiamo il programma per un'importante comunicazione. Signore e signori, vi parla da Washington il generale Considine dell'aviazione degli Stati Uniti. Ci troviamo di fronte ad una crisi. Una crisi alla quale tutte le nazioni del mondo, in uno sforzo di collaborazione senza precedenti, non hanno trovato per ora alcuna soluzione. Ma finché non la troveremo, non avremo riposo. Abbiamo provato tutte le armi dei più potenti eserciti del globo. Si sono rivelate del tutto inutili. Armi atomiche, all'idrogeno, capaci di cancellare dalla faccia della Terra città e nazioni, sono completamente impotenti a combattere questo essere mostruoso calato dal cielo. Da due giorni è stata bloccata tutta la circolazione aerea. Privato della sua fonte di cibo o di energia, il mostro tuttavia sopravvive ed ha cominciato una serie di attacchi a terra. Fronte alla sua follia distruttiva, nulla si è salvato dalle aggressioni. Bestiame, fattorie, campi, case, treni, tutti i mezzi di trasporto. Risulta evidente che il mostro è attirato da tutto ciò che si muove. Pertanto il vostro governo e tutti i governi del mondo hanno dichiarato lo stato di emergenza e proclamato la legge marziale. Oltre al fermo di tutti gli aerei, ogni altro mezzo di trasporto di superficie, macchine, camion, autobus, treni, navi, qualsiasi traffico deve cessare immediatamente. I rifornimenti essenziali verranno assicurati dalle forze armate. Sarà osservato l'oscuramento dal crepuscolo all'alba, da oggi fino a nuovo avviso. Il movimento durante le ore del giorno sulle strade pubbliche deve essere ridotto al minimo e solo nei casi riconosciuti indispensabili. Avete ascoltato il generale Considine da Washington. Trasmettiamo adesso... Mitch! L'aereo ci sta aspettando.
È meglio andare da Pierre. Con pallottole perforanti, quelle fermano tutto. Ne sei sicuro, Mitch? Non sono per il mostro, servono per le uova. Speriamo che non abbiano antimateria per schermo. Il dragone! No, Pierre, non è il dragone, è mille volte peggio. Su, scendiamo. Vedo le uova. Potrebbero essere dall'altra parte. L'unico modo per saperle è di andare a vedere. Il dragone! Sentirà il rumore e ci ammazzerà. Mi spiace, Pierre, ma non ho scelta. Beh, io non resto qui. Pierre, torna qui. Non temere, so sparare. Aver visto il dragone è stata la sua morte. Già. Avvertiamo Washington, invieranno delle pattuglie ovunque. E anche il resto del mondo dovrà vigilare. C'è il caso che ci siano altre uova. Bisogna distruggerle. Questo almeno si può fare. Ritorniamo in città. Con il mostro in giro è pericoloso volare. Lasciamo l'elicottero e prendiamo la macchina di Pierre. A lui ora non serve più. Quei fari accesi. Forse non hanno sentito il comunicato. Gli faccio segno quando mi sorpassano. Ehi, nonnetto!
Leva quel bidone di mezzo! Su, avanti, che arriviamo noi! Chi ha paura del mostro cattivo? Spegnete le luci, non siate incoscienti! Lasciateci passare, gli andiamo a mettere il sale sulla coda! Su, avanti, adesso gli facciamo mangiare la polvere! Avanti, presto! Quei pazzi non sanno quel che fanno. Dategli una spinta a quella carriola! Nonno, mi raccomando, attento al pipistrello! Gravemente, ma è ancora vivo. La ragazza è svenuta. Siamo vicini a una città, ci sarà un ospedale. Li portiamo lì e proseguiamo per Washington. Porto qui la macchina per caricare i ragazzi. Miss Caldwell, McAfee, ho molto da fare. Spero che questa vostra chiamata non si risolva in una perdita di tempo. Lo spero anch'io, generale. Fatti, non parole, ragazzi. Cosa volete mostrarmi? Come far sparire il mostro dai cieli. Un nuovo tipo di arma? No, con normali cannoni, pallottole, bombe, quello che lei crede. McAfee, le ho detto che non ho tempo da perdere. Ascolti, generale, la mia idea può essere fasulla e finire in una bolla di sapone, ma la prego di starmi a sentire. Su, vada avanti. A me non importa niente che il mostro venga da un altro pianeta, da Saturno o da Plutone. Per me è fatto di carne e ossa o cose analoghe. Quindi vulnerabile a pallottole e bombe. Se penetrano nell'antimateria che agisce da schermo. Certo, è esattamente ciò che penso. E mi auguro di averci azzeccato questa volta. Da come lo dice comincio a crederci anch'io. Avanti, continui. Dunque, questa è una lastra che io ho fatto con una doppia macchina fotografica. La macchina è stata bombardata con velocissime particelle. Risultato? La fotografia di un reticolo lasciato da quello che si chiama un micromesone. Ma noti questa interruzione, questo vuoto proprio qui. Questo vuoto è una delle più emozionanti e significative recenti scoperte di tutta la scienza. Probabilmente ne sa qualcosa, no? Sì, è la formazione di un temporaneo mesone atomico dal micromesone con idrogeno nucleare. Già, ma i micromesoni sono 210 volte più pesanti degli elettroni. E cioè, in un mesone atomico, gli elettroni girano attorno al nucleo solamente ad una piccola frazione dell'ordinaria distanza in un normale atomo. Lo so che lei non afferra tutto questo, generale, ma mi segua ancora. Ora, il mesone è estremamente piccolo, così piccolo da infiltrarsi tra gli elettroni in difesa del normale atomo e fondersi con il suo nucleo. Atomi di materia o anche di antimateria? Sicuro? E se questa teoria è esatta, e potremo accostarci molto vicini e bombardare lo schermo di antimateria che difende il mostro con una carica di mesoni atomici, riusciremo a distruggere questo schermo. L'unica difesa del mostro sarà il becco, gli artigli e le ali. E allora sarà davvero uno scherzetto abbatterlo. Lei mi ha ridato 20 anni di vita, giovanotto. Crede che ci riuscirà? Sa, ho studiato più di una soluzione. Non sono sicuro dell'esito, ma vale la pena di tentare. Di che ha bisogno? Questo laboratorio, il dottor Neumann come assistente, Sally per i controlli e carta bianca per le spese e l'equipaggiamento. Accordato prima ancora che lo abbia chiesto. McAfee, il tempo è prezioso ora. Ogni secondo risparmiato sarà vitale. E poi, se questo può aiutarla, sappia che ha tutta la mia stima. Buona fortuna. Allora ci mettiamo al lavoro? Lavoro? Qui ci vorrebbe una magia. Ci vorrebbe un miracolo. Coraggio. Al lavoro. I numeri faranno il miracolo. La nuova arma aveva lo scopo di creare dei mesoni atomici non come rari ed isolati fenomeni di laboratorio, ma in quantità colossali, e di proiettarli per mezzo di un meccanismo di propulsione capace di farli viaggiare per enormi distanze nell'aria con una velocità ed un volume sufficienti a bombardare e distruggere uno schermo di antimateria. Un autentico miracolo della scienza,
specialmente in quanto fino ad allora, scientificamente, il ciclo di vita di un mesone atomico prodotto in laboratorio era stato di 1/2 milionesimi di secondo. Fiasco. Ancora fiasco. Sempre fiasco. E mentre quei coraggiosi combattevano una battaglia che sembrava impossibile, il panico continuava ad invadere ogni angolo della Terra. Si può ammazzare il paziente per curare la malattia, non è vero? Un magnifico sforzo, Mitch, magnifico. Ma sfortunatamente era condannato al naufragio fin dagli inizi. Ah, bene. Ma anche solo il discorso funebre si può calare tranquillamente il defunto nella fossa. Che vi succede? Siete tutti ammattiti? Mitch, ti senti bene? Sally, da quanto è avvenuta l'esplosione? Da circa 1.5-2 ore. Ah, non perdiamo tempo. Calma, Mitch, calma. Quel mostro è sempre in giro. Ma sì. Lo volete ancora buttare giù? Ma sì, sì, certo. E allora per tutti i diavoli sbrighiamoci. Il generale Beskir teneva un aereo pronto su un campo vicino a New York fin dall'inizio degli esperimenti. Bisogna mettere le apparecchiature su quell'aereo. Mitch, l'apparecchio è distrutto purtroppo. L'esperimento è fallito. Mitch, ti prego, rimani a letto. Ti sei ferito nell'esplosione. Ma allora non avete capito. L'esplosione non era un incidente. L'ho fatta apposta. Ho usato i mesoni atomici nel propulsore. Cosa? Ma sì, questo laboratorio, il dottor Neumann come assistente, Sally per i controlli e carta bianca per le spese e l'equipaggiamento. Mi è venuto in mente quando facevate il pisolino. L'ho permutata e... Un minuto, vuol forse darmi a bere che quella sua macchina funziona? Certo. Che tipo di aereo vi ha preparato Basker? Un vecchio B-25 andato in pensione. Bene, poco rapido ma manovrabile. Già, tutto dipende dall'abilità di virare al momento giusto. Allora che diavolo stiamo aspettando qui? Sono 10 minuti che ve lo dico. Mi dia i pantaloni, la prego, generale. Sally, esci un momento. Abbiamo installato il propulsore nella coda dell'aereo, puntato all'indietro. Rinforzando l'impianto generatore, collegandoci un gruppo di batterie, dovrebbe darci abbastanza potenza. Il peso è il problema. Quanta gente occorre per adoperare la macchina? Il dottore, io stesso e un calcolatore. Ha avvertito qualcuno di venire qui al posto di Sally? Non la voglio su quell'apparecchio. Deve arrivare qui a momenti. Una domanda. Perché puntare la canna dalla coda e non dal muso? Ah, troppo pericoloso nel muso. Potremmo entrare nel nostro stesso bombardamento e disintegrare l'aereo. Invece, se incontriamo il mostro quando siamo in volo, il mostro ci inseguirà. E se non lo farà? Cercheremo di stuzzicare la sua attenzione. Sandwich e caffè. Grazie. Il mostro è stato avvistato, punta su New York. Tra quanto potete essere pronti? Tra 1.5-2 ore, c'è da finire i collegamenti. No, è troppo, decolliamo fra 15 minuti, finirete in volo. E il calcolatore per sostituire Sally? Spiacente, McAfee, non c'è tempo per questo. Generale... Van, pilota tu, io ti assisterò. Sgombrare il campo per il decollo. Bene. Allora cosa aspettiamo? Mettete il resto della roba a bordo.
al Palazzo delle Nazioni Unite. Passagli davanti. Ci viene dietro, ci insegue. A che punto siete? Solo un minuto. Andiamo, presto, andiamo. La scongiuro, presto, Mitch. Altrimenti ci verrà addosso. Ecco, chiudete quei circuiti. Generale. Così. Così. Fuori razzi.